Prima di entrare nella casa antica, perché questo passaggio, che sembra una casa pontile, quindi come quella che abbiamo visto, la diversità da quella è che questa casa pontile è molto più ampia, molto più grande, e consentiva l'ingresso sia con gli animali che con i carretti, e sia delle persone. Quella porta lì dove c'era Francesco la consentiva l'accesso alle persone, è la porta urbica, quindi aveva doppio passaggio per le persone e gli animali con i carri. Questa doppia stufa. Adesso entriamo, siccome là è stretto, qua siamo belli, adesso entriamo nella casa antica, che è una classica abitazione utilizzata fino ai primi anni 60 del secolo scorso, dove all'interno ci sono gli spazi separati, quindi cucina, camera da letto e stalla, a differenza di quello che dopo vedremo, le classiche grotte, che erano un unico ambiente di solito, abitate da più famiglie. Anche qui erano abitate da più famiglie, ma c'erano gli spazi separati. C'era la stalla con sopra il soppalco che serviva per far dormire i bambini d'inverno, per tenerli al caldo. Prima che usciamo, aspettate che ci siano sparite, che vi devo far vedere anche alcune cose che non si vedono ma ci sono. Poi dopo, una volta che ve l'ho detto, dopo le vedete. C'è, ma... Questa è la casa antica, classica abitazione fino agli anni 60 del secolo scorso, dove si viveva all'interno con un numero di famiglie numeroso, oggi siamo abituati a vivere in una casa dove ci sono mamma, padre e figli. All'epoca almeno si faceva mamma, padre, figli e nonni, e zii e animali. Gli animali non mancavano mai, infatti quella porticina lì è la stalla, e il soppalco veniva utilizzato per mettere a dormire i bambini d'inverno sopra la stalla, sì, perché stavano al caldo. Questa struttura qui, signora, se spostate il posto e facciate una cosa. Non so, la madrella, ognuno la chiama come vuole, è un po' del suo dialetto. Questo strumento qui serviva per impastare il pane. Si metteva la farina, si impastava il pane, si lasciava crescere la pasta e poi dopodiché si portava al forno che ci siamo passati davanti a Via Giudea, e si ripagava la cottura del pane dando in cambio la farina in esubero. La farina che si faceva in esubero si dava al portaio che si pagava la cottura del pane. Questo qui era uno strumento che serviva per fare la passata di pomodoro. Poi la macchinetta, con i pomodori sopra, con le mani, poi ci sono nella stanza. Ci sono in realtà tutti gli utensili che si adoperavano anzitempo, ma che alcuni si adoperano anche oggi. E qui alle mie spalle c'è la camera da letto. Adesso, ma chi vuole, io vi dico che cosa c'è, così poi mano a mano ognuno di voi entra e guarda. C'è il materasso che è fatto con le sfoglie di pandoro, quindi molto antico, perché poi l'ultimo materasso venivano con la lana di pecora. Ma la lana di pecora al tempo veniva venduta per fare i soldini. Sopra il letto c'è un vecchio monaco, vecchio perché è rotto, e il monaco serviva per riscaldare il letto, lo scaldaletto, sopra quel coso di legno sopra. Poi là lo scaldaletto. Poi c'è l'acir che serviva, tipo il lavandino. E dietro quello là grande c'è un secchiello per fare i bisogni, perché all'epoca non c'erano i bagni e i bisogni di solito durante il giorno si facevano in mezzo alla strada dove capitava, o in campagna. La notte, pur di non uscire nel paese, perché sai dove vai, si faceva nel basino la notte, si faceva nel basino, era una cosa bella, poi veniva lanciato dalla finestra e cadeva in mezzo alle strade. Sì, e le signore, parliamo degli anni, non parliamo degli anni 60, ma parliamo dei primi anni del Novecento. E la cosa, pure ancora prima, nell'Ottocento ancora di più, nell'Ottocento succedeva ancora una cosa ancora più importante e più grave. Si lanciavano gli escrementi dalla finestra, tutti, era un'usanza, era una cosa normale. E la cosa importante è che le signore, che all'epoca andavano con queste veste lunghe, oggi tutte con le minigonne, col pantaloncino corto e quant'altro, il pantalone che esisteva proprio all'epoca, le signore si strusciavano tutto questa melma di escrementi umani, entravano nelle case e portavano a casa tutto questo bel di Dio, e creavano varie epidemie, malattie, varie... un po' la cosa, ma nulla. Sì.